Ciao a tutti, benvenuti anche oggi nel mio canale, anche oggi per un video. Il video di oggi è l'ultimo vlog della stagione 2017. Una stagione che è stata particolare, ecco, forse questo diciamo che è la prima cosa che mi viene in mente pensando alla stagione 2017, molto particolare, con personaggi molto particolari. È stata comunque una bella stagione lunghissima che è iniziata il 5 di maggio e si è conclusa il 15 di settembre. Allora, oggi è il 15 di settembre e oggi pubblico questo video dedicato appunto a tutti gli amici e i colleghi che con me hanno condiviso questa stagione. Io vi ringrazio veramente per essere stati con me tutti questi mesi, per aver condiviso tutte queste cose e tutte queste magnifiche cose. Sono molto contento, andrò via sicuramente con un bellissimo ricordo, ma il ricordo ve lo voglio lasciare anche a voi che siete stati con me. Tutti i miei amici, animatori e colleghi hanno pensato di salutarmi così. Ciao Scuzzo. Buonasera maestro. Lunga serie di vlog senza Scuzzo. Finalmente ci sono anch'io, eh? E ora l'ultimo e non potevi mancare. Assolutamente no, elementi come me, cioè, sono rari da trovare. Infatti per trovarti ci ho messo tanto, tutta la stagione praticamente. Ma lo sai che fa così anche la finanza? No, scherzo, sono pulito. Allora, senti, Scuzzo, mi devi fare un saluto per questo vlog finale di stagione. Ok, ma come lo vuoi? Come ti pare a te? Basta che tu non ruti e non sgorreggi. No, un saluto deve essere bello. Un saluto deve essere sincero e deve essere fatto col cuore. Quindi vi saluto a tutti e vi mando una grandissima forma di cuore così. Eccoci. Fine. Perfetto, grazie Scuzzo. Grazie a voi, ciao. Eccola, qui abbiamo la bio. E si vocifera che sia parente lontanissima di Milva. Sì. È vero o no? Sì, è vero. Oh, quindi io ho anche una parente di Milva nel mio vlog. Ragazzi, la celebrità. È veramente fantastico. Scusate. Allora, dopo. C'è gente fuori che aspetta. Sì, infatti adesso sono, mi cambio e vado. Sì, perfetto. Sono allora, dunque, Bio, siccome siamo arrivati in fondo alla stagione e io volevo da te un bel saluto finale. Allora, io volevo salutare tutti i fan di Alessio, e Alessio in particolare, sei sempre il top. Grazie. Ciao a tutti. Sì, va buia. Oh, Panam. Ce la metti? Ciao. Panam. Ciao. Benny. Ciao. Siamo scarsi. Anche la Benny me l'ero persa per tutta la stagione. Aspetta, sono tornato però. Oh, allora, cara Benny, ciao. Innanzitutto, ciao. Mi devi fare i saluti di fine stagione. Ah, già di fine stagione? Ah, e allora... Sì. Ciao a tutti, è stato bellissimo e non vedo l'ora di tornare di nuovo. E mancherete tutti tantissimo. Picciotti, picciotti. Ciao, picciotti. Un saluto fortissimo. Ciao! Ciao a te! Ciao. Ciao Jenny. Allora. Siamo arrivati a settembre. La stagione non è ancora finita e io devo andare su una cena. Lo so. Perché ha vinto una scommessa. Che non ho mai detto, chiaramente. Vabbè, non dal dirla, mio canale, ma non si può dire. No, non si può dire, è personale. Comunque, è personale, comunque è una scommessa che ha vinto lui e va bene perché è stato molto bello, capisci? E quello ci credo. E quindi un saluto a tutti gli amici e voglio dire scommettete con Alessio più spesso perché comunque alla fine ne godete. Ne godete. Eccoci. Va bene, anch'io ne godo la scena, no, e quindi va bene. È comunque un godimento. È comunque un godimento per tutti e due, di la verità. Esatto. Ecco, certo.
Ciao Jenny. Ciao. Buon proseguimento. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao Loco, mi devi fare i saluti di fine stagione. Ciao, buona fine stagione. Ma come? Buona. Tra l'altro la facciamo la fine stagione. Sai, fermo con la scopa. Tra l'altro la facciamo col Kiwi fine stagione perché piove. Sì, va bene, ho capito. Però dico 15 gradi. Ho venduto 10 per un qua. Andrea, non è il microfono. C'è anche la giraffa. Si vede che sei un tennista. Allora io ti faccio i miei saluti. Grazie Ale, sei stato molto gentile. Anche e basta per me. Questa scusa. E grazie. Grazie a te. Ciao. Allora, ciao ragazzi. Ciao. Ecco a voi ricchi e poveri. Buon salve. Allora, Riccardo. Sì. Ti abbiamo già visto, qualche vlog. Sì. In uno in particolare. Primo, in uno. Sì. Primo della serie, Romeo e Giulietta. Ok, niente, io vorrei tantissimo che tu smetti di piangere. Ma certo, che tu facessi un po' di saluti perché siamo in fondo e quindi un saluto. Oh, ci abbiamo anche l'aria. Che è arrivata la camionista. Ecco, la camionista. La piccola camionista. Ok, allora Riccardo, sei libero di fare i saluti che vuoi. Bene, io saluto tutti i miei fan, i fan di Alessio che sono molto i miei. Grazie. I miei non sono proprio sicuro di questo, ma saluto. Poi saluto i miei follower di Instagram. Di uno 1003. Gli amici di Facebook, di Google Plus e di tutti i social che esistono. Perfetto. Ma hai solamente 220 follower. Subito. Forse mi importa. Ma dove vuoi andare? Se contami chi glaccia. Se io comunque. Insomma, saluti anche da tutto il popolo di Venezia, del Veneto. Sì. Tutti i fiori. Tutti i fiori. Tutti i fiori. Insomma. Un saluto grande anche al nostro caro Alessio. Grazie. Grazie Riccardo. Alla Jenny, alla Bella Vita Benny. L'ho fatto anche la rima. A Paolo che ha i suoi 5 ego. Sta morendo lentamente. Scusa, lei non lo so. Camionista, stai buona. E a lei, Bio, la nostra cara Bio. Ma senti, mi metto così? La bambina disagio. Vabbè, basta, dai. Abbiamo capito. Passa la parola a Ilaria. Sei un po' logorroico. Ma direi anche no. Passo la parola a Scecco. Scecco. Buon salve. Allora, Scecco. Io ho fatto questo vlog perché siamo in fondo alla stagione e ho la paura di perdervi perché andiamo via non tutti insieme chiaramente ma scaglionati. Allora non importa Bianca perché non ci crede nessuno, Secco. Mi dovresti fare un saluto per la fine della stagione. Peccato che siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa stagione. Insieme al signor Alessio Del Freo. Sì, non c'ero solo io comunque, grazie. Ma scusa, Secco, Insieme alla nostra signorina Jenny Secco, Blau. Scusa, se mi muore il mio culo. Che vuol dire se mi muore il mio culo? Che alla foto non voglio sapere niente di tutto ciò. Neanch'io. Potrei vincere un'altra scena. Che ho detto? Secco, ma lei scusa. No, allora, perché in pratica la foto di Kim aprite la fototota. Quello era sulla sua faccia, questo. Per quello. Era per la foto, era per la foto. Allora, Simo, un saluto finale. Allora, saluto tutti i follower del signor Alessio. Grazie. I miei follower di Instagram. I miei follower, ma tutti, non solo di Instagram, ma di Facebook, di tutti i social. E con questo un bacione a tutti. Tanti baci. Grazie Simo. Ok, ciao Andrew. Perfetto, ciao Ale. Allora ti ringrazio per avermi fatto diventare un cantante. Ora mi hanno chiamato a Sanremo. Ma lo eri già cantante. Lo ero già, sì. Sì. Mi hanno chiamato a Sanremo per pulire la terra. Si comincia anche così, Sì, infatti, mentre pulisco canti. Va bene, grazie per questa stagione insieme. Grazie Ale, grazie a te. Ciao Andrew. Ciao.
Non ho messo il mio telefono. Allora salutiamo il videoblog di Alessio Trifreo. Ciao ragazzi. Ciao Andres. Buon proseguimento, grazie per questa stagione. Allora, questo è il mio saluto, soprattutto per ringraziare un grande professionista, Alessio Trifreo, grazie, che ci ha accompagnato per tutta la stagione, aiutandoci, consigliandoci e non solo. Poi ci sono stati degli scambi di, come dire... Scambi di? Insegnamenti. Ah, ecco, consigli, okay, ecco, sul palco e non solo, perché comunque essendo molto più... Cosa c'è, secco? Adesso ora tu dimmi, momento catartico, devi disturbare. Non eri in off tu? Chiedo scusa. Niente. Comunque durante la stagione, essendo lui molto, ripeto, molto più grande di me, ha anche insegnamenti di vita. Quindi io ringrazio, lo saluto in questa maniera e basta, finisce. Anzi, facciamo così. Ciao! Va bene. Va bene, va bene Taschi, grazie. Grazie a te Ale. Ciao. Ciao ciao. Taschi ha appena fatto il suo intervento e adesso sta facendo la cura del silenzio che gli ha suggerito. Quindi non può ribadire e adesso vi rivelo quello che ci ha detto prima del suo intervento sul maestro Alessio. Che è una merda, mi piace come canta. Gli ho chiesto di insegnarmi di cantare e non mi ha insegnato. Questa è la realtà. Ma come? Adesso ribadisci. Non può. Non può perché lui deve fare la cura del silenzio, Gigi. Hai visto che avevo ragione. Ciao, ne. Ciao, Gigi. Allora, buon proseguimento. Grazie, è stato un piacere convivere con te. Anche per me. Ciao Tanga. Ciao, buonasera. Come stai? Tutto bene? Io benissimo. Tutto bene. Sono qui per farti fare i saluti finali del vlog mio di chiusura, di stagione. Ora io saluto tutti quanti quelli che hanno visto il vlog. Mm-hmm. Voi non immaginate nemmeno l'esperienza che ho vissuto. Quindi veramente l'auguro a tutti quanti. Vi saluto a tutti. È stato un piacere conoscerti. Grazie anche. Ciao Tanga. Ciao ciao. Ragazzi. Per le immagini e gli argomenti trattati si sconsiglia la visione ad un pubblico facilmente impressionabile. Allora, questo qui sarebbe Andrea, e Andrea è il fotografo del villaggio di questa stagione. Non l'abbiamo ancora incontrato per ora, e questa è l'occasione giusta, visto che ci sono i saluti finali. Perfetto. Allora Andrea, tutto a posto? Tutto a posto. È andato tutto bene? Molto. Fotografia, tutta randa? Tutta randa, ce l'abbiamo fatta. Allora, grazie Andrea, è stato un piacere conoscerti. Anche per me. Un saluto. Ciao. Ciao, ciao blog che non conosco. Ciao. Sarò orribile, ma va bene così. Andiamo Bellia. Oh. Fammi non odi come un pesciolino, fai le bolle. Bravo Gigi. Davvero c'è gente fuori che aspetta, raga. Vabbè,